Attenzione, in questo video vedrete immagini totalmente casuali, tratte da una classica giornata al Mottolino Bike Park. Beh, una carezza, Ricky, una carezza. Amore mio, amore mio. Dai, che palle. Ragazzi, prima volta che veniamo nel 2024 al Mottolino. Guardate il casino che abbiamo già fatto qui con le nostre bici, tutte belle incastrate. Già vedo un pedale switch sul mio telaio NS. Basta che fai così adesso. Ma poi c'è il bitrame qua. Guarda lì il bitrame. Pazza. Scusa, andiamo al cassone. Esatto, metti dove deve restare. Step numero uno, ragazzi, per montare l'Industry 9. Ma io... Step 2, monti alla ruota dietro. Ho un segreto, Ivo, guarda. È una cosa che non ha ancora visto nessuno. È un prototipo. Devi vederlo in confronto a quell'altro. Tanta superficie la poi. Bravo. Figa. Uguale a quello, questo qui, bello, che c'ho sul DH. Ma glieli ho fatti fare più larghi. Ah sì, più larghi. Ah, mizzegato. Mettilo in pari. Larghezza maggiorata, ragazzi, del pedale switch. Perché questi pedalini qua che facevano, vedete, c'avete il piede che è proprio al pelo col pedale. Invece con questo qua avete molto più margine. Quindi per trickare e per chi usa i flat e vuole avere un po' di margine, perché sai, se ti si muovono i piedi sui pedali, almeno non li perdo subito. Se poi li faranno veramente, questo è un prototipo, non so neanche se potevo farlo vedere, sappiate che ci sono anche molto più larghi e quindi molto meglio per il freeride. Allora, ragazzi, siamo tornati al Mottolino. Siamo venuti solo in giornata per riportare il format che l'anno scorso purtroppo ho dovuto saltare perché mi ero rotto la gamba. Un classico weekend di pazzia al Mottolino 4. Come iniziano tutti i video? Con... Ecco, dai, sono stato anche gentile, non te l'ho tirata forte. No. Adesso ci penserà Mauro. Cioè, guarda lì che mezzo. Mamma mia, cioè. Senza mascherina, senza niente anche. Radicale. Cioè, la Robertina c'ha la BMX, ragazzi. È una BMB ammortizzata. È una BMB ammortizzata. Quindi non c'è più la pista, c'è solo la Jeepabia al Mottolino quest'anno. Hello world, it's illuminate. Toast living like I'm supposed to. Subito è iniziato a 7000 all'ora. Lo cazzo vai, sta muovendo. Now I'm living, I make a living. I'm doing what I love and everything was written in stone. Now my women are fitted in clothes. Subito tricca. Vai, vai, Robertino. I'm living great, but make no mistake. There were times I didn't have a lot of hope. Old friends trying to shoot me down. And new friends are trying to steal my soul. Cos'è? No, non c'è più lo step up. Ma dove l'hanno messo? I know now, that's to give a lot and never kill the gold. Now I kill a lot just to get the gold. Swear to God I was made for this. On some major shit, but I've been through a whole lot. Vado, per sei con la DH. Non so cosa c'ha sta cazzo di NS. Pinna benissimo i 3.6. Mi girano molto meglio che con la vecchia bici. Ragazzi, sapete cosa c'è? Allora, peccato che il bag non è giù in fondo perché non ti puoi fare le session come fai di solito. Però essendo qui, quando chiudi il trip qua ti viene voglia di farlo lì. Io adesso ho fatto 3.6 un po' di volte e vi dico, questa, con questa DH pensavo fosse più difficile, in realtà mi viene bene. Quindi vado dietro sul mooch. Ok, dai. Down but never laid down. The homie stay round, get a plate now. With LO World, A kind fellow, sir. I'm in a work so. Io sto attaccato, eh. Non stare attaccatissimo. Ok. Bastardo. I'm killing everybody, dealing everybody. Knows from everybody wanting cake, but nobody wanna bake, right? Everybody wanna play with the name on the side of the stake. Every evening, but nobody wanna make a sacrifice. Take a one year to heaven, then you 40 and you blink. And you wondering what happened. You ain't got a new Bugatti or a Dallas. Got a body like a Benz, but it all depends on how you're looking at it, dog. You probably had a social life and didn't have to deal with those hopeless nights. I'm thinking, what if you don't make it from open mics to playing main stage? Well, I hope it's right because I've been through a lot. I've been through. Bravo! Aia! Oh, Ricky, come se mi stessi facendo lezione. Come se mi stessi facendo lezione, Ricky. Devi parlarmi. Non mi parla. C'ha la musica, si vede, questo qua davanti c'ha la musica. Porca puttana, Ricky, che delicatezza lì! Yeah. Minchia, delicato lì, eh! Visto? Sono quello di Pisogni! Pisogni? Cos'è che era Pisogni? Aspetta, mi sono dimenticato! No, quello sono quello di Rissone! Lui è quello di Rissone, comunque! Tu sei di Rissone? Io sono quello di Rissone! Guardalo! Oh, senti che bei rumori che fa la bici di Mauro! Che schiappera quello! Quello è matto, guarda come va!
Minchia, hai messo il boost, Mauro. Hai messo il boost là, Tu hai centrato un tipo? Ho girato a destra, l'ho preso sul carro lì. Lui è volato a sinistra, io sono volato a destra. Pensa a Mauro che ti viene addosso. No, non ci voglio pensare. Così. Perché a me ne frega, cazzo, io non ti vengo addosso, io ti passo. Morire io, cioè io tiro indietro il peso avanti con la ruota davanti, ti lagno. Vai, 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 seguo loro io. Oh, mai fatta così forte nella mia vita. Oh, sono insieme. Oh, ero appeso. Oh, 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 oh. Ah, porca puttana. Oh, oh, oh. Ah. Porca puttana. Sa che potrei aver rotto il freno. Meno male che non era il mio dito. Io sono entrato dentro un albero, che male. Guarda. Ah, figa madonna. Secco però. Tanto che si è bloccato il freno. Sì, vero? Ah no, sai perché si è bloccato il freno? Perché è entrato il legno nella leva. No. C'ho la leva piena di legno. È male. No, no, vabbè, chill. Oh, la frenata! Guarda. No, vabbè, dai. E con la leva. Me lo sono schiacciato con la leva. Figa, meno male che non l'ho preso col dito, che me lo tranciavo. Siccome ultimamente mi sono arrivate un bel po' di domande sulle Industrie 9, dove comprarle e soprattutto se conviene comprare da un distributore. In realtà adesso, se volete acquistarle dall'Italia, Industrie 9 ha fatto un centro di distribuzione in Spagna, quindi non devono più arrivare dall'America con tutte le tasse di importazione, le menate varie, i tempi di attesa dall'America. Arrivano dalla Spagna, quindi sono velocissime. Se volete comprare una bella Industrie 9 croccante, mi raccomando, vi lascio in descrizione il link in cui tra l'altro potete metterli anche con la scritta cromata. È arrivato anche l'uomo del Fronny to Manual. Buongiorno. Mi sono rasato le palle, che male. No, no, madonna! Io tiro indietro il peso avanti con la ruota davanti. Guardalo, entra cattivo, entra cattivo! È in modalità party ride, devi scusarlo! Adesso voglio vedere la mia amica e la mia ragazza che fine ha fatto. Non so come gli è passata attraverso, sembrava un glitch di un videogioco. Avanti con la ruota davanti. Quindi allora, facciamo così, vado avanti Cesta e dietro Ricky Filippi a Cesta. Per quello dobbiamo riuscire a sorpassarti tutti prima di prendere la fine del trail. Vai Tenny. Bisogna sorpassare Cesta. Oh, c'è già così. Oh, c'è già così. Oh, tutti li ha sorpassati Terry all'esterno. Ricky Filippi, togliti dal cazzo. Bastardo. Bastardo. Oh, dentro. Era andato. Bastardo. Oddio, sei entrato forte lì, oh! Ah! E va, fai il tappo, così lo passa anche io, no? Bastardo! Arrivo! Arrivo! Sono qua! Sono qua! Oh, 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 porca puttana! Guarda! Oh, madonna, stavo morendo! Minchia, che rischio! Se non cadevo ti tiravo giù anche a te. Vai, vai pure. Molla, Ivo! Aie, vai, vai, oh! Oh, e vieni, cos'è? Oh, cos'è questo? Aspetta, questo qua è nuovo, non l'ho mai visto. Un drop nuovo, raga. Guarda che puttana, è bello flat, vero? Vado, vado. Oh! Oh, che frettata, che frettata. Porco puttana, ho dato quell'iente più flat. Tutum! Vediamo il freeride estremo quanto cazzo è demolito. Minchia, guarda che canale di merda che c'è. Ma va, guarda, qua è estremo. Guarda che quando parti qua prendi velocità. E vediamola da metà. Non è scontata neanche da qua, sai? È stato bello. Andiamo giù a fare la DH bassa. Ah, c'è un taglio qua. Ah, attenzione, nuovo pezzo anche della nera qua. Non l'abbiamo mai visto. Oh, lungo. Oh, è proprio corto corto questo. Ah, la V
avvelenata di Biancaneve. Buona. Ah, la vorresti, eh? No. Ragazzi, siamo riusciti a divertirci molto in questa unica giornata di downhill. Facciamo poche giornate in bike park, purtroppo, con le nostre bici ADH. Ci piacerebbe usarle molto di più durante l'anno, ma tra vari eventi e robe varie non riusciamo. Speriamo di fare altri video così belli, ignoranti, che ci piacciono un botto. Un saluto a tutti! Radio, prendetelo! Prendetelo! Accarezzate quell'uomo! Questo quarto episodio del Laser Weekend di pazzia al motorino, episodio 4. Quindi adesso ridillo veloce, se non dura troppo il video. Cos'è che era ripetito? Ma c'hai la memoria di un pezzo. Allora, un classico weekend di pazzie al motorino. Lo storgio questo video. La mela avvelenata di Biancaneve, bastardo.